Sì. Dopo noi dobbiamo... Sì, sì, noi poi scelziamo il nostro campo libero. Iniziamo anche... Siamo 10, è giusto... Siamo 10, sì, dai. Sì, sì. Così anche la... Sì, ha fatto la prova. Ah sì, ha fatto la prova, vabbè. Non provavo i tasti, il problema è sempre provare i tasti. Adesso ho fatto solo un breve saluto, poi per iniziare la presenza e poi questo è il mio. Aggiungo le parole. Sì. Aspettiamo ancora qualche minuto. Poi. Professor Fontani, cioè il professore Felice l'ha visto? No. Io magari dopo allora. Sì, sì, 10 cominciamo, mancano 2 minuti. Sono contento di sentire un pubblico presente nella giornata. Nella giornata, infatti, sì, di quello che temevamo. Sì, sì, sì. Vabbè, cominciamo. Questo è acceso? Sì, è sempre acceso. Buonasera signore e signori, benvenuti nel Salone Monumentale della Biblioteca Nazionale Marciana. Inauguriamo oggi in maniera ufficiale l'anno manuziano che la Biblioteca Nazionale Marciana ha organizzato in occasione del cinquecentenario della morte di Aldo Manuzio, che è anche il cinquecentenario della stampa del suo ultimo libro. Si tratta di una serie di attività o di eventi, come si suole dire, che si protrarranno per tutto il 2015 e che comprendono conferenze, comprendono letture di testi, ma anche delle attività diverse, come per esempio dei laboratori per le scuole medie e per le medie superiori, per le quali abbiamo fin d'ora un consistente numero di prenotazioni e quindi questo ci fa molto piacere. Devo anche dire, e lo dico con una certa soddisfazione, che questo è perlomeno per ora il programma più completo, diciamo, e più ricco che Venezia dedica a questo suo concittadino così illustre. Poi ci saranno degli altri eventi in città, ci sarà per esempio una mostra importante organizzata dall'Università Ca' Foscari con altri partners e altre attività alle quali anche noi collaboriamo, però per ora questa mi sembra cioè che sia quella meglio definita. Abbiamo scelto questo formato, se posso usare questo termine, in quanto non ci pareva opportuno ripetere quella bella mostra che per le cure di Marino Zorzi e di Susi Marcon tenemmo in questa sede nel 1994 e che è testimoniata anche da un catalogo che è una pubblicazione piuttosto importante per gli studi manuziani, in occasione appunto del cinquecentenario della nascita di Aldo. Chi ci segue con maggiore attenzione sa che abbiamo ritenuto opportuno far precedere questa lectio magistralis del professor Amedeo Quondam, a cui siamo particolarmente grati, lo ringraziamo davvero per la sua presenza in una giornata come questa in cui diciamo che Venezia non offre il suo volto più ospitale,
Quindi siamo appunto, cioè gli siamo particolarmente grati per essere qui con noi. Ma appunto dicevo che abbiamo fatto precedere questa giornata da un prologo il 29 gennaio scorso, in cui i bibliotecari della Marciana hanno presentato lo stato dell'arte, dei lavori, degli studi e delle ricerche sulla propria collezione di Aldine. Ci è parso il modo migliore per far vedere come le collezioni delle biblioteche storiche continuino ad essere una fonte di studio, di informazione e di ricerca, siano quindi delle collezioni che grazie al nostro lavoro, qui devo dire soprattutto al lavoro dei miei colleghi, continuano appunto ad essere valorizzate. Questo fa parte della nostra missione istituzionale, che è sì quella di conservare i materiali, ma anche di produrre nuova conoscenza e attività di valorizzazione di questi stessi materiali. Materiali che erano proprio poi il prodotto appunto della bottega editoriale di Aldo Manuzio. Io mi limito appunto ad un saluto, ma non posso fare a meno di ringraziare prima di tutto Tiziana Plebani, che è qui con noi, ovviamente, che è la ideatrice e curatrice di tutto questo programma. Ringrazio tutti i colleghi della Marciana che con il loro lavoro, con il loro entusiasmo hanno collaborato, collaboreranno appunto a tutta questa serie di iniziative, e che non posso qui citare uno per uno, ovviamente. Voglio fare un ringraziamento particolare ad Alberto Prandi per il progetto di immagine, ma anche per tanti importanti consigli che ci ha dato per organizzare questa serie di eventi. Un ringraziamento anche al nostro partner organizzativo e finanziario, che è Scrinium, Società per Azioni, e un ringraziamento con la consueta simpatia per Batsman, che è è la appunto società nostra media partner, che cura e curerà anche per tutto l'anno la trasmissione in streaming di questi eventi. Ma il più grande ringraziamento naturalmente va a tutti voi. Speriamo di vedervi numerosi come questa sera anche per i prossimi appuntamenti. Lascio adesso la parola a Tiziana Plebani. Sì, giusto due parole per presentare l'illustre oratore, anche se penso che non abbia bisogno delle mie presentazioni, perché è molto conosciuto, comunque professore adesso emerito di letteratura italiana, ha insegnato per tanti anni alla Sapienza di Roma, presidente del Centro Studi Europa delle Corti e anche fa parte del comitato di direzione scientifica del dizionario biografico degli italiani. Come forse potete vedere dalla scheda che abbiamo lasciato in distribuzione, ha scritto moltissimi libri, moltissime opere. Vanno molto incentrate sul Rinascimento, ma non solo, perché il professore credo abbia un'idea dell'età moderna piuttosto estesa e non ha limiti, credo, al suo interesse. Ecco, ma in questa occasione credo che sia il caso di ricordare in particolare le sue indagini davvero pionieristiche sul mondo del libro a Venezia. Queste indagini hanno fatto emergere, liberare la storia del libro dal terreno, e uso le sue parole, della curiosità bibliografica, della passione antiquaria, in cui in fondo era stata ostaggio la storia del libro sino allora all'interno della tradizione storiografica e culturale italiana. Quindi, prima di tutto, ricordo il saggio Mercanzia d'onore, mercanzia d'utile, produzione libraria e lavoro intellettuale a Venezia, che è uscito nel 1976, non a caso in un libro curato da Armando Petrucci, altro nome a cui dobbiamo
diciamo, una rinascita degli studi sulla storia del libro, e che quindi appunto questo libro, che era Libri Editori e Pubblico nell'Europa Moderna, che appunto costituiva una svolta nel panorama degli studi, e che si era nutrito a sua volta dal nuovo approccio inaugurato da Fedro Martin con l'apparizione del libro. Quindi un'indagine, quella di Quondam, sulla produzione libraria del Cinquecento dei Giolito, stampatori a Venezia, sulla loro linea editoriale, ma sul rapporto anche tra generi, cioè tra testi, letteratura contemporanea o meno, ma anche il pubblico di lettori. Pochi anni dopo, nel 1983, Amedeo Quondam pubblicava un assai ampio contributo a titolo La letteratura in tipografia, che usciva nel ben volume curato da Azor Rosa, Letteratura italiana, produzione e costumo. In questo caso si trattava veramente di uno scavo profondo, corredato anche da tabelle, indici, sull'incidenza proprio della rivoluzione della stampa, che veniva associata giustamente da Quondam alle altre due scoperte che cambiarono, come uso le sue parole, radicalmente la faccia e lo stato del pianeta Terra, cioè la polvere da sparo e la bussola. E in questo appunto scavo si proponeva per la prima volta l'arduo compito di fare un bilancio della galassia Gutenberg, degli anni, dei primi anni della stampa, cioè gli anni eroici, dagli anni, fine anni 60 fino al 400, ovviamente parlo, i primi anni del 500, e quindi di analizzare proprio l'Italia topografica, tutti i luoghi in cui venivano stampati i libri, quali erano i tipografi, il numero di tipografi, il numero dei libri stampati. Ovviamente quando osservava che il centro, che il cuore di questa produzione era Venezia, e pur in rapidi cenni evidenziava ovviamente la presenza e il ruolo dell'officina manuziana, il rapporto di Aldo con Bembo, ma analizzava i generi editoriali nell'intreccio con la lingua utilizzata, quindi mettendo in luce la traiettoria che portava il volgare da un ruolo marginale a invece al suo imporsi definitivamente insieme al nuovo moderno libro di lettore e a lettori prima non coinvolti. Ma certo, ecco, vi ho parlato degli studi pionieristici, ma certo Quondam non ha certo abbandonato questa attenzione al libro, e quindi i suoi studi sono proseguiti. Pensiamo solo allo studio sui libri di lettere nel Cinquecento, le carte messaggere, oppure all'altra opera, il libro di poesia dal copista al tipografo. Il lungo scavo intorno al Cortegiano di Baldassare Castiglione, che ha visto la parziale conclusione nel volume Questo povero cortegiano, che ci permette di ricollegarci al tema di oggi, perché fu stampato con una serie di vicende non facili proprio dagli eredi, non da Aldo, ma dagli eredi di Aldo Manuzio nel 1528. E quindi a questo punto lasciamo la parola al professore. Sono io che ringrazio voi di questa opportunità, che da una parte molto mi onora, ma anche molto mi emoziona, perché le cose che generosamente sono state ora ricordate sono nate tutte in questo edificio, dove io ho passato settimane e mesi quando ero un po' più baldanzoso e non avevo paura di scale o di acque alte, insomma. E ringrazio in particolar modo la Biblioteca Marciana, dal direttore, alla Tizia della Plebania e a tutti gli altri per il coraggio di assumere questa iniziativa. A loro la mia più affettuosa solidarietà. A noi ci tocca tutti i giorni leggere sui giornali cronache veramente mediocri e depressive sulla condizione delle biblioteche pubbliche italiane e sulla totale indifferenza che ormai nel patrimonio culturale di questo paese il patrimonio librario stabilmente sembra in modo più o meno irreversibile ha acquisito. Speriamo che questo anno manuziano, grazie anche alle intraprese così generosamente avviate, possa servire in qualche modo a rovesciare o a tentare di rovesciare questa tendenza, anche se oggi il libro sconta
una trasformazione radicale, ancora più radicale di quella di cui Aldo fu protagonista, cioè il passaggio dal libro manoscritto al libro tipografico, oggi dal libro stampato al libro digitale, qualcosa, no, di cui si discute ovunque, eccetera. E speriamo che dentro questo groviglio di trasformazioni di cui è impossibile capire o cercare di cogliere la direzione, il senso ultimo, il patrimonio della nostra tradizione editoriale, libraria, ma proprio anche come capacità di progetto, di disegno della forma libro, possa avere una proiezione da patrimonio statico a patrimonio dinamico. Perché non ci sta nessuno che dica che anche il patrimonio del libro italiano possa essere configurato come un nostro petrolio, che è qualcosa di osceno. Aldo, preparando questa chiacchierata, vi proporrò solo alcuni spunti disorganici che possano interessare in modo più generale. Quindi sarà un ritratto di Aldo per frammenti, per istantanee. C'è una cosa da cogliere subito. È uno dei primi esempi di trasformazione dal nome proprio ad un nome comune. Cioè, alla una metamorfosi iperconnotativa di un nome. Aldo. Mi ha colpito in modo particolare, cioè nella cultura bibliografica del mondo, la British Library è un monumento stabile, per soprattutto per il libro antico, di riferimento, no? Lo short title dell'Inconaboli, anche se vive di rendita sul nostro glorioso IGI, sta lì, presso la British Library. Se andate a consultare il catalogo della British Library, il nome del printer è Aldus. Cioè, qualcosa di, rispetto ai canoni, no, catalografici, è scandaloso. Ma come si permettono? Cioè, non era un figlio, no, di nessuno. Ma questo mi sembra un primo dato su cui riflettere. Ed è una cosa straordinaria questa. Questo si accompagna poi ad una fama planetaria. Una fama planetaria che è stabile, pervasiva. Libri che hanno, mantengono delle quotazioni altissime nelle aste. Ma sono libri che nessuno oggi può più leggere. Eppure valgono moltissimo. Sono libri in greco. Grecum esse non legitur, già ai tempi di Aldo. Ma latinum esse non legitur ormai credo che sia, no, universalmente conseguente. In tutta la sua vita, una fama legata, tra l'altro, a un'altra cosa incredibile. Noi, per chi traffica nel libro antico come nel libro moderno, sa bene quali sono i grandi editori di riferimento. Aldo Manuzio stampa forse 133 libri in tutta la sua vita. Pochi, pochissimi. 133. 8 sono in lingua italiana. 8 su 133. Non è facile impostare questa lezione, certamente poco magistralis. Non è facile per la complessità del nostro personaggio, per la ricchezza degli studi, per la fama planetaria, ma anche a fronte di un programma che io oggi dovrei inaugurare, che è così tanto ricco e che vedrà esperti di fama, riconosciuti, di libro antico e di questioni manuziane, che analizzeranno e descriveranno, per chi di voi vorrà esserci, tanti aspetti del lavoro di Aldo. Quindi mi trovo in difficoltà, come taglio il discorso se poi verranno tante parti riprese. E poi per me, lo accennavo prima, qui in Marciana, di fronte anche a tanti esperti di libro antico,
che sono veri, veri professionisti di questi studi, io posso far valere soltanto le cose che sono state ricordate, e soprattutto ci tengo ai tanti giorni di tanti anni fa trascorsi da dilettante di libro antico, e ci tengo a essere in maniera un dilettante. Perché il libro antico? Non riuscivo allora a capacitarmi di un radicato e diffuso disinteresse di noi studiosi di testo letterario verso la parte degli editori nella storia del libro di letteratura. Come se i nostri testi letterari avessero viaggiato nel tempo e nello spazio in un modo virtuale, irrelato dal corpo che di volta in volta per viaggiare hanno dovuto assumere, perché se un testo non assume un corpo non è leggibile. Questo mi sembrava assurdo e continua a sembrarmi assurdo, perché è una, come dire, una mentalità che persiste. È difficile far entrare nella testa anche di giovani geniali, no? Che un testo letterario in primo luogo è un corpo testuale che ha bisogno di un vestito di corpo, no? Librario. E allora ai miei tempi, scusate questo vezzo, c'era l'oscenità scandalosa di quel criterio di citazione bibliografica che imponeva di non citare il nome dell'editore. Bastava nelle bibliografie dei nostri studi indicare autore, titolo, luogo ed anno. Questo è qualcosa che mi ha sempre, e allora mi ripugnò. E per questo, anche per restituire agli editori antichi, la parte che fu loro, decisivamente loro, un po' come ci rendiamo oggi conto, perché nel momento in cui entriamo in libreria oggi noi sappiamo distinguere a occhio un libro Mondadori da un libro Adelfi, un libro Feltrinelli da un libro Bompiani, a occhio sappiamo com'è fatta, perché l'editore ha un'idea del libro che vuole, malgrado le commercializzazioni, no? Tutte le trasformazioni radicali che sono in corso, ma è che erano in corso anche allora, attenzione, mutatis mutandis, le dinamiche poi più o meno nei secoli sono state di questo genere. E da ultimo, mi è piaciuto tornare su queste cose, anche questo è un legame con la Marciana, quando ho raccolto la richiesta del caro amico Baldacchini, no, che ha fatto finalmente gli annali di un altro grandissimo editore di primo Cinquecento, lo Zoppino, Niccolò d'Aristotele, detto lo Zoppino, un editore rispetto a Manuzio iperproduttivo, no? Sono 600 mi pare i titoli che produce. Perché con Zoppino il legame con la Marciana assunse per me il rapporto con un vecchio suo direttore, Gian Albino Ravalli Modoni, che mi donò delle schede che lui aveva fatto sulle stampe di Zoppino, addirittura schetando la mitica raccolta Bonfiglioli di Ferrara, che scomparve dal panorama del patrimonio bibliografico italiano, finché poi non è rispuntata, perché fu venduta in blocco di nascosto a una prestigiosa biblioteca nordamericana. Che senso ha ricordare Aldo Manuzio nel 2015? 500 anni dopo. In un momento in cui, vi facevo riferimento prima, le dinamiche di trasformazione nel mondo del libro e della comunicazione con l'impatto della rivoluzione digitale sono strepitose, irreversibili. Ora che tutto è fast, no? Connect, free, mica tanto. Il digitale è l'invenzione più costosa nella storia dell'umanità, ne sono profondamente persuaso. Io credo che il centenario di Manuzio dovrebbe sollecitarci a riflettere su questa nostra, no, dinamica sempre più accelerata. Mi sta da riflettere sulla sua impresa, su cui poi concluderò. Quello è l'impresa, è il logo, oggi lo chiameremo logo.
gli antichi la chiamavano impresa, l'ancora con il delfino che si attorciglia. Aldo, quando la pubblica, la adotta, non pubblicherà mai il motto che vi è collegato. Il motto è il celeberrimo festina lente. Fa le cose in fretta, ma con calma. Ecco, credo che il messaggio che viene da questo logo è un messaggio importante su cui riflettere. Una prima riflessione. Io ho apprezzato moltissimo il lavoro che è stato qui fatto in Marciana per avviare intanto il catalogo aldino delle aldine della Marciana. Non l'avete detto, lo dico io, sono 100 su 130, cioè una proporzione notevolissima. 107, facevo lo sconto, su 130, quindi quasi un amplen, con qualche di quegli stratagemmi oggi digitali si potrebbe farlo in virtuale, no? E quindi avere il 100%, no, di tutto Aldo raccolto. Lo sapete qual è ancora oggi l'unico repertorio delle edizioni aldine che noi consultiamo? Lo fece un francese, si chiamava Antoine Renoir, sì, sì. Prima edizione 1802-1813. Poi sì, ci sono stati vari aggiustamenti, per carità, ma non esiste un oggetto fisico chiamato catalogo delle edizioni di Aldo Manuzio, o annali, come si usa dire, delle edizioni, non esiste, non è mai più stato fatto. Come se nei primi anni dell'Ottocento fosse più comodo, più facile raccogliere le informazioni. Oggi, con Internet, per preparare questa cosa, io non ho messo piede in biblioteca. Le edizioni di Aldo sono tutte in rete, tutte, praticamente tutte, quasi tutte, soprattutto gli incunaboli, per tante ragioni. Due riscontri stravaganti per iniziare, come prologo. Vi faccio vedere solo questo indirizzo, se qualcuno si vuol divertire lo può andare a vedere. C'è un sito chiamato Manutius in Manchester, sempre come ulteriore riprova della fama planetaria. Perché a Manchester hanno fatto un sito su Manutius? Perché a Manchester c'è una delle biblioteche più prestigiose del mondo, che è la John Rylands Library, che fu fondata dalla figlia erede a fine 800 di questo signore. Questo signore era un capitalista, uno dei più ricchi uomini d'Inghilterra. Manchester era uno dei centri fondamentali della lavorazione della lana e del cotone in Europa, fece miliardi. Alla sua morte fu costruita una biblioteca, come si usava allora. I capitalisti, mai in Italia però, nel mondo anglo-americano sempre, un po' per farsi perdonare le carognate che forse avevano fatto, eccetera, diventavano mecenati. Il continente nordamericano è pieno di istituti, luoghi di mecenati che avevano molte cose da farsi perdonare, no? Da New York fino alla California. Il capitalista e la biblioteca. E c'è ovviamente in questa biblioteca, e come vedete è come una chiesa, impressionante la struttura architettonica, c'è una delle più famose raccolte di copie di Aldo. È qui, in questi anni, che il mito di Aldo ha come un rilancio formidabile. Il mito di Aldo è istantaneo. Adesso vi leggerò poi cosa... la parte che Erasmo ha avuto nell'elaborazione del mito di Erasmo, del mito di Aldo Manuzio. Ma ci fa capire anche come il rapporto tra il libro di Aldo Manuzio e il collezionismo sia un rapporto duraturo da sempre. Anche in Italia, non solo nel mondo. Un'altra cosa stravagante
se volete un repertorio, un iper short title delle edizioni di Aldo Manuzio, dovete andare in Giappone. Questo signore, Koichi Yukishima, che non ho il piacere di conoscere, ha reso disponibile nel sito della Università Waseda, Giappone, nipponica, che è una delle più importanti università del Giappone, l'elenco completo, come vedete, in short time, che io ovviamente ho utilizzato moltissimo per far prima a fare poi tutte, se si fa prima, in questo modo si fa. Come è stato possibile? Questo è un punto di domanda serio. Che nell'Ottocento della rivoluzione industriale, nel cuore della rivoluzione industriale tra Inghilterra e Stati Uniti, nel secolo del romanticismo, del mito del medioevo barbarico, come è stato possibile che divenne oggetto di culto un maestro di scuola? Perché Aldo è stato solo un maestro di scuola, scuola media, prima di diventare editore. Vissuto e attivo a fine 500 e primo fine 400 e prima 500, un grammatico. Grammatico, se c'è una cosa che faceva orrore ai romantici erano i grammatici, ai retori, i pedanti. Un editore di testi greci e latini, senza una riga di commento, un maestro di scuola che detesta il libro di scuola. Com'è stato possibile? Insomma, come nasce il mito di Aldo Manuzio? E perché nasce? Vi accennavo prima, questa è la prima delle domande che vi propongo. In realtà il mito di Aldo è istantaneo, perché tutti si rendono conto che nessuno ha mai osato fare le cose che lui ha deciso di fare. E di farle in quel modo proprio lì. Lasciamo in sospeso questo punto di domanda, di curiosità, e due velocissime informazioni. Da dove viene Aldo Manuzio? Non è un concittadino veneziano, è un veneziano di adozione. Lui è un ciociaro, viene dalla Ciociaria, viene dalla provincia di Roma, da Bassiano, tant'è vero che si firma per molti anni è cittadino di Bassiano. Ma dove sta Bassiano? Vi ho portato la cartina, così capite com'è fatta. Bassiano sta, attenzione, quella lì è la pianura pontina, oggi bonificata. Ai tempi di Aldo Manuzio erano delle paludi terrificanti. I paesi, infatti, stanno tutti, Bassiano, vedete, no, l'ho cerchiato, è di fronte a Sermoneta, sulle colline, montagne. Oggi Bassiano è famosa perché, grazie proprio alla posizione in collina, produce un prosciutto di altissima qualità, di grandi profumi. Era parte del Ducato di Sermoneta, la famiglia Caetani, ancora oggi è un enclave Caetani, sono dei luoghi meravigliosi. Attenzione, questo è un dato importante nel profilo di Aldo, perché Sermoneta era allora, ed è rimasta a lungo, uno dei centri di più forte e stabile radicamento e insediamento ebraico nello stato della Chiesa e forse in Italia. Tanto che qualcuno ha pensato che dietro la passione di Aldo, no, quest'idea fissa che perseguì di studiare e dare vita anche a edizioni in ebraico, ci fosse questa, no, lontana origine poi di una famiglia poi convertita. Bassiano, siamo nello stato della Chiesa. A metà 400. A metà 400 la freccia indica dove è Bassiano, no? E questa è la condizione dell'Italia in quel periodo. Non è un dettaglio stravagante, perché la storia d'Italia, e in particolar modo le guerre d'Italia in questa fase, stanno dentro l'esperienza, la vita, dentro il lavoro di editore di Aldo Manuzio. Le due volte che sospende l'attività editoriale, soprattutto quella tragica sospensione di 3 anni tra il 9 e il 12, sono legate alle guerre d'Italia, alla Lega di Cambrai, ad Agnatello, 1510, no? Venezia sta per soccombere, devono scappare, non possiamo mica stare qui a stampare libri. Ma attenzione, per capire perché tutti a un certo punto vogliono far fuori Venezia e si costruisce la più grande
coalizione, no? Di volenterosi per far fuori Venezia, e si vede, basta guardate che era diventata Venezia già allora, come si espandeva, no? Nella Valle Padana, e quindi dava fastidio a tutti. Ma quando nasce Aldo Manuzio? Noi siamo qui a festeggiare il centenario della morte, a celebrarlo, non saremo in grado di farlo per la nascita, non si sa. Forse, insomma, 1499, 49, 52, sì, forse il padre si chiamava Antonio, che vuol dire che è di famiglia modesta, è un giovane che nasce in campagna, in una provincia dello Stato della Chiesa, un giovane d'ingegno che si vede, fa le prime scolette, no, la scuola di base nel suo paese, qualche pretacchione del paese gli dice ma tu questo ragazzo è bravo, mandiamolo a Roma. E arriva a Roma. E succede però una cosa divertente, che corrisponde a una consuetudine che diventerà diffusa, continua, lo faranno un po' tutti questo. Aldo cambia il nome, si ribattezza. Lui si chiamava Mannucci, di cognome. Mannucci non sta bene per un professore, per un insegnante, un maestro di scuola di latino. Come lo traduci il latino? Lo devi tradurre in latino? Va bene, la facciamo Mannuccius. Troppi raddoppi. Va bene, Mannuccius. Ma voi sapete che l'oscillazione C, T, Z, in quella posizione lì, nel latino umanistico e anche in italiano, nell'italiano di allora, è costante. Tra Manuccio, Manuzio, Manuzio con la Z, non c'è nessuna differenza, allora come oggi. Ma anche questo è divertente, no? È un elemento che fa parte della sua personalità. Ed è bello anche come bisogna dare l'indicazione della patria, si usava allora, della nazione di origine. Allora, lui prima fa il bravo, persona per bene, dice, sono di Bassiano. E dice, ma dove sa? Beh, chi è Bassiano? No, scusa. Latinus, non poteva dire sono ciociaro, perché sarebbe andato anche per... Latinus, Romanus, che è proprio dell'inurbato, no? Del contadino che viene dalla campagna, che viene, no, dice, sono romano, no? Così, bellissimo. Che viene a fare a Roma? A Roma viene per studiare di più. Una delle... attenzione, Roma... lui arriva a Roma tardi, perché lui ha fatto tutto tardi. Questa è un'altra delle caratteristiche molto belle di Aldo Manuzio. È andato sempre molto lentamente. È arrivato a Roma, quando arriva a Roma, a 17-18 anni. Non si va a fare una formazione... A 17-18 anni... Si era già anzianotti, attenzione. In un momento in cui a Roma sta esplodendo la cultura umanistica, sta nascendo il Rinascimento. Lui sta a Roma in un momento in cui ci sono una sequenza di papi, da Niccolò V a Pio II, a Paolo II Barbo, no? Veneziano, a Sisto IV della Rovere. Cioè Roma cambia aspetto. Ma mentre lui sta a Roma, avviene il miracolo. A Roma, a Subiaco, viene stampato il primo libro stampato in Italia, che è questo qua, il Lattazio, a Subiaco. Siamo il 29 ottobre 1465. Aldo era lì. Non c'è nessun elemento di prova, di documento, però un giovanotto che viene dalla campagna, che ha 18 anni, con quello che poi consegue, perché ai primi libri stampati dai prototipografi tedeschi, no? Schleinheim e Panhard, segue poi un'attività delirante promossa da un vescovo, Giovanni Andrea Bussi, vescovo di Aleria, che tira dentro Panhard e in pochi anni pubblicano talmente tanti libri, tutti latini, il greco non lo stampa ancora nessuno, tutti latini, fino a saturare il mercato e a produrre una crisi di sovrapproduzione per cui falliscono tutti. Aldo era lì, gli anni in cui a Roma sono gli anni in cui avviene questo nel campo del mondo del libro.
segue cioè un curriculum, diciamo, di formazione superiore per diventare maestro di studia humanitatis. Perché questo è un settore promettente di sviluppo. Ecco, per chi cercava lavoro a metà 400, essere esperto di lettere classiche nel momento in cui la cultura, i modelli culturali umanistici avevano una vitalità prorompente, era un investimento buono, sicuro. Come prendere un master in finanza all'Economic School di Londra. È un po' la stessa cosa, sicuro trovi lavoro. Perché sta diventando di moda che bisogna far crescere i propri figli studiando queste. E poi studiare il latino a Roma, come dire, è un obbligo. E se no chi ti dà lavoro in curia se non sei latino? Non sappiamo perché. A un certo punto Aldo decide di complicarsi la vita. Va via da Roma, arriva a Ferrara. Guarda, questa traiettoria è verso nord. Nella vita di Aldo c'è una traiettoria mentale verso nord. È la ragione per cui lui, attenzione, da Venezia, viene a Venezia per poter da Venezia guardare verso nord, l'Europa del nord, l'impero. Lui ha la fissa dell'impero. Gli piacciono i paesi germanici, gli piace il tedesco. Perché ha come intuito che è lì il futuro. E c'ha ragione, perché il classicismo, gli umanisti e i classicisti italiani virano al volgare. Dove resta la tradizione classica greco-latina? In Svizzera e Germania. E poi in Francia, con i grandi Stefanus, no? Cioè, Aldo intuisce anche, cioè la grandezza di Aldo è che ha intuito anche questo. Lo anticipo perché io tra un po' devo pure smettere. La fissa che a un certo punto lui ha di convincere l'imperatore Massimiliano che tocca a lui promuovere l'accademia, la neoaccademia, l'accademia neogreca, nasce da questa pulsione. Ma perché va su? Era alla ricerca di uno sponsor, diremo oggi. Il rapporto con Alberto III Pio, principe di Carpi, che è un giovane di buone speranze, un principe, Carpi sta sopra, a nord di Modena, principato allora microscopico, poi sparisce, si estingue insomma, fino nel 525 non ci sono più i signori di Carpi, Pio. Però in questo momento Carpi e Pico, tra i Pio e i Pico, scusate, sembra un gioco di parole, tra Carpi e Mirandola c'è una sinergia, lo zio di Alberto III è Giovanni Pico della Mirandola, poi c'è Giovan Francesco, cioè una congiuntura, un po' volgere di anni, c'è una densità in quel luogo di attenzione verso i grandi nuovi modelli della cultura umanistica, per cui è Aldo pensa di essere finalmente a casa, di aver trovato casa. E il rapporto con questo ragazzo resta fino alla conclusione del percorso terreno. E che fa lui in questi territori? Lui fa il lavoro che fanno tanti umanisti in questo periodo. Fa l'istitutore di principi. L'istitutore, pedagogo, come si chiama? Insomma, il maestro a casa loro. Che l'altro corno, no, delle professioni spendibili. E guardate che cosa ha Alberto Pio. Questa è un'altra tipologia iconografica di successo strepitoso. Non si era mai visto un principe con il libro in mano. Aveva iniziato Federico di Montefeltro qualche anno prima a farsi ritrarre. Però Federico, grande condottiero, invitto, invincibile, aveva sì il libro in mano, però aveva la spada, l'armatura ai suoi piedi. Cioè, il guerriero, nell'ozio, legge un libro. Alberto non si veste più da guerriero, ha solo il libro. Vedete la velocità di trasformazione nel giro di pochi anni. Velocizzo un poco. Questa è la prima opera di Aldo,
che viene stampata a Venezia, ma non da lui ovviamente, da Battista Torti forse, e sono questa Musarum Panagiris, vedete si firma Bastianatem, Latinum. Perché all'improvviso Aldo decide di arrivare a Venezia? Questo è un punto di domanda su cui studiosi di ogni tipo, di ogni tempo si sono affaticati, no, con passione. Perché venire a Venezia? Non era più comodo andare a Firenze. Aldo ha una passione viscerale per Angelo Poliziano. Lo ammira oltre ogni modo. E a Firenze c'è Lorenzo. La fissazione dell'età laurenziana per la grecità è fortissima. È forse l'unico vero centro, forse sia anche a Milano, bisogna un po' seguire i percorsi, no, dove finiscono i grecisti che vengono da Oriente, perché il fatto traumatico che sta dietro a questo è la caduta di Costantinopoli, non ce lo dimentichiamo mai. Sceglie Venezia perché Aldo, lo dicevo prima, ha questa pulsione di andare a nord, vuole andare a nord. O come tutti i meridionali, forse, non so, forse andare, no. Ma perché è qui a Venezia, sa perfettamente che c'è una tradizione umanistica eccezionale, quella che piace a lui, poi, no? Tipo barbaro, no? C'è un patriziato coltissimo, ricco, perché è un patriziato anomalo, no? Sono patrizi che fanno i soldi commerciando, no? E sono tutti già studiosi. Sono già tutti patrizi letterati, letteratissimi, e lui ne conosce già tanti. Hanno tutti un sacco di libri a casa. Ci sono, poi c'è il mito della biblioteca di Bessarione, è un mito invincibile. Lasciati in eredità la Repubblica nel 68. A Venezia è la porta dell'Oriente. Venezia è il tramite per la Grecia, per quello che resta nel secondo quattrocento, non c'è più la Grecia. No, oggi siamo tornati tutti a pensare alla Grecia. No, in quegli anni lì la Grecia era nel cuore dell'Europa perché non c'era più. Con la caduta di Costantinopoli, finito. Quindi forse una ragione in più per... In questo credo che Aldo è stato anche fortunato. È difficile capire le motivazioni profonde, reali di certe sue scelte, però gli è andata sempre bene. Ha fatto bene a non andare a Firenze. Lorenzo muore nel 92, Poliziano muore nel 94. Non avrebbe potuto combinare nulla, il povero Aldo, a Firenze. E Firenze crolla in quella crisi infinita che si risolverà solo nel 1530, quando per fortuna Carlo V dice basta, mi avete stufato, fiorentini, invece di mettere il sale su questa città, no, che ha rovinato la storia d'Italia per tanto tempo, mi metto un bel principe, iniziamo il principato e viva Cosimo. E lì finisce. No, Firenze muore e sparisce dalla storia culturale italiana per un bel po' di tempo. Nella scelta di Aldo, io vedo anche c'è una ragione che a me fa gongolare, insomma, perché venire a Venezia in quegli anni per uno che viene da Roma, dal Lazio, significa arrivare nella culla di un altro rinascimento. Cito il titolo di un libro recente molto bello di Villa sull'arte di Venezia, tra fine 4 e primo 5. L'altro rinascimento. Perché noi... continuiamo ad avere un'immagine distorta in un modo scandaloso di quelle che sono state le dinamiche dell'arte italiana per colpa di quel mascalzone di Giorgio Vasari che si è inventato una storia dell'arte italiana tutta centrata sul dominio della grandezza del disegno dei fiorentini. Se girate per il mondo, tutti vi diranno che la linea maestra della storia dell'arte occidentale è stato il colore. E il colore è stato inventato qua. E qui vogliamo provare a fare l'eco, non c'è bisogno, è come portare vasi a Samo. Ma quando Manuzio è qui a Venezia, qui sono attivi i Bellini, Cima da Conegliano, Carpaccio,
Giorgione, Sebastiano del Piombo, inizia, è l'età di inizio, no, del primo Tiziano Giovane, del primo Lorenzo Lotto. Un altro elemento di questa, no, per dover, Aldo che va con calma, arriva a Venezia che ha 40 anni. Nella cultura di allora, ve lo ricordate, c'è quello che disse che nel mezzo del cammin della sua vita ne aveva appena 35, no? Ma perché era così? 40 anni nella cultura diffusa dell'epoca, all'età della conversione. Si muta vita. A 40 anni Petrarca cambia vita. Sono tutti grandi modelli, adesso la voglio. È una topica. Aldo pubblica il suo primo libro a 45 anni. È un vecchio. Vabbè, poi si sposa anche più tardi ancora, però poi recupera, no? Nel giro di pochi anni fa 5 figli, quindi. Vi accennavo prima, queste se avete provato a leggerle sono due battute, i testi che vi darò non voglio offendere nessuno, ma ho ritenuto opportuno portarli nella traduzione in italiano, so che tra voi ci sono grecisti, latinisti insigni e quindi si adonteranno di questa volgare riduzione. Lo dice chiaramente: io ho iniziato a fare l'editore mentre in Italia scendeva Carlo VIII. Carlo VIII inizia la sua campagna d'Italia sciagurata il 3 settembre 1494, la prima guerra d'Italia, e lui inizia a stampare libri. E lui vive nelle tante cose che ha lasciato scritto, si vede che lo scenario costante di riferimento di questa attività che dura 20 anni sta tutto dentro le guerre d'Italia. Come vi dicevo prima. E di questo i paratesti aldini parlano continuamente con una franchezza di cui queste due citazioni sono esemplari. Sorvolo, perché è stata magnificamente studiata da quello splendido libro di Lori, no, l'attività della società imprenditoriale che Aldo, che sarà stato un letterato umanista verso di scuola, ma ci capiva negli affari, con quello che poi sarà il suo socero Andrea D'Asola e con soprattutto con il Barbarigo, con Pier Francesco Barbarigo, una società al 50-50%, una vera società d'affari, dico, è una cosa importantissima. E salto le indicazioni su quello che significa produrre in quell'arco di tempo breve quel numero di libri, alcuni di dimensioni pazzesche, in termini proprio di organizzazione del lavoro, della produzione. 4-6 torchi, 15-20 operai, più tutta la rete dei collaboratori interni e esterni. E in tutto questo ovviamente c'è bisogno di un sistema di relazioni. Questo è lo spoglio del principali dedicatari, per questo ho sbagliato prima il dato, che sono su 133 libri di Aldo, 90 presentano delle dediche, va bene, 40 no, ecco, per intenderci. Questi sono i principali. Al centro di tutto c'è il lettore, questa è un'antica consuetudine, no? Al lettore. Poi il lettore c'è anche, può essere anche lo studioso, no? Studiosis. Ma vedete in testa che c'è Alberto Terzo Pio da Carpi. 12 libri stampati da Aldo sono dedicati a lui. Che vuol dire dedicare? Il sistema della dedica in una società tradizionale, come sono le società tra 4-5 di antico regime, è un sistema anche economico. Ma non c'è un corrispettivo di denaro. Se io ti dedico un libro, ti faccio un dono e tu ricambi con un dono, che può essere anche un intervento di sostegno finanziario, ma può essere anche tante altre cose, no? Tu sai che io per fare un libro ho bisogno di manoscritti e mi favorisci un manoscritto. Io ti ringrazio, chiaro come funziona. L'economia del dono non è un'economia finanziaria monetaria, non c'è bisogno della troica, no, per gestirla. Si gestisce secondo modalità di società tradizionali, ma ha un impatto, un valore simbolico eccezionale.
E poi, vedete, questi sono i principali, vedete l'importanza di Marin Sanudo, no, gigante della cultura veneziana e delle istituzioni veneziane di quegli anni. Poi è tutto un giro di, cioè ci sono componenti istituzionali, istituzionali, sono i principi, i signori, i potenti, e poi c'è la rete dei suoi amici, dei suoi colleghi. Questo, scusate, è fatto piccolissimo, ma è solo per farvi un'idea di quanto ampio sia, vedete, no? Il reticolo. Perché si tratta di gestirla, una rete di questo genere ha bisogno di cure. C'è quel famoso passo, no? Di Aldo che dice non ne posso più, io passo la mia giornata a scrivere, a rispondere a lettere, tutti mi chiedono una cosa e tutti ne vogliono un'altra, mi propongo, non ne posso più. Vuol dire che la sua rete di relazioni è sterminata. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, no? Aldo qua, Aldo là, no? Tutto per la città e via dicendo. Adesso non posso fare l'analisi. Se guardate quanti ungheresi e polacchi ci sono, conferma quello che vi dicevo prima, lo sguardo verso nord, verso un'altra Europa, non verso la Francia. Anche se poi la Francia in questo momento creano un po' i grattacapi, no? Nella crisi di Venezia, vabbè, non entro in dettagli, perché sarebbero troppe cose. Ci sono delle cose che Aldo ci ha lasciato, perché Aldo arriva lento, però poi fa in fretta, e soprattutto è l'editore che più ha parlato in assoluto nella storia del libro. Queste 90 dediche le ha scritte lui. Non se le fate scrivere. Alcune sono lunghissime. E in alcune scrive delle cose divertentissime. Dice, amici cari, potete mettervi in testa che fare dei buoni libri costa un sacco di soldi e di lavoro. Quindi comprateli. Ma dentro le dediche sono delle cose divertenti. Non vi mettete in testa che io ve li possa dare gratis. Voi mi date i soldi. E c'è poi quel meraviglioso documento, non ve lo posso far vedere perché è irriproducibile, no, del secondo indice dei libri che lui ha stampato, no, queste, come fanno gli editori oggi, no, fanno il cataloghino e lo diffondo, c'è in una copia soltanto ed è proprio la copia in cui Aldo segna a margine il prezzo di vendita, no, in Ducati ovviamente, ma vabbè. Questo ecco finalmente il primo libro non si scorda mai, Erotemata. Attenzione, no, non è quello. Erotemata in greco vuol dire soltanto esercizi scolastici. Esercizi scolastici di greco e latino, per imparare a dominare le due lingue. Perché è importante la grammatica? Mo ci arrivo. Prima di arrivare, lasciamo in sospeso questa domanda. Questo è un specchietto, me lo sono dovuto fare e non sono riuscito a trovarne uno già disponibile, ma così, tanto per passare il tempo. È il blocco delle edizioni. Come vedete, i libri in greco sono 41, i libri in latino, nelle tre fasi della, scandite nelle tre fasi della sua attività. E insomma, scorretelo. Ce n'è uno solo in greco, latino, ebraico, che corrisponde a quel progetto che lui aveva anticipato, poi spero di darvi qualche ragguaglio. Ma è ancora più interessante è vedere la distribuzione di queste, quello che dicevo, questo è un editore, ma proprio noioso assai, come si fa a comprare un libro di Aldo? E chi lo legge un libro in greco? L'edizione, quella in Chiridion, dei elegiaci latini, per intenderci Tibullo, Properzio, eccetera, vende 3.000 copie. 3.000 copie. Manco oggi. Voi sapete, il numero dei lettori forti in Italia è stimato in 2.000. Vi rendete conto? Non c'è pulcro verbo, come dicevano gli antichi. E questa invece è la distribuzione delle edizioni per formato. Formato in foglio, ce lo insegnò Armando Petrucci mezzo secolo fa, formato in foglio vuol dire che il libro deve stare sopra un tavolo. Il formato in quarto, poi Neil Harris vi spiegherà splendidamente queste robe in cui è sublime maestro. Quindi non mi avventuro, però se no poi lui si arrabbia pure, gli inglesi sono permalosi. E libro in ottavo, no? Questa è la
la grande invenzione di Aldo del libro tascabile. Attenzione, noi oggi diciamo, lui diceva Enchiridion, non solo perché era fissato col greco, ma perché ai tempi di Aldo nessuno aveva le tasche, quindi non poteva essere tascabile. Il libro si portava in mano, se proprio avevate metà cosa, invece era infilato nella manica. Quindi, un libro manicabile, no, non è molto elegante probabilmente. Riflettendo anche questo, un punto di riflessione. Questi dati io avrei voluto complicare ulteriormente, ma poi bisogna contare. Non è possibile, questo è uno degli insegnamenti che la ricerca storiografica ci ha consegnato in modo stabile. Quando si vuole analizzare un fenomeno della storia, la prima cosa da fare è contarlo. Ma contare non basta. Questi item di unità bibliografiche valgono tutte uno, ma non funziona come neanche funziona nei 5 stelle. Non è che uno vale uno, no? Perché se uno è l'opera di Giorgio Valla, 660 pagine in folio, e uno è il catalogo delle edizioni di Aldo, che è un foglio, e meno basta, io devo far introdurre l'altro dato fondamentale, pesare, contare e pesare. Adesso qui ho di seguito alcune immagini dei libri, ma lo ritengo anche questo poco cortese nei confronti di una biblioteca che questi libri li possiede, e quindi i curiosi sono fortissimamente sollecitati, tra i pochi che probabilmente non l'hanno ancora fatto, a provare l'emozione di sfogliarli questi libri. State delle emozioni intensissime. Io ricordo ancora un infolio di Nicolas Janson sfogliato in questa biblioteca, roba da brividi proprio, emozionantissimo. Allora, quindi, se potete, e se la biblioteca autorizza ovviamente la consultazione di questo patrimonio antico, e non può essere messo in piazza e sfogliato così, per arrivare al dunque e chiudere questa chiacchierata che sta debordando. Faccio vedere alcune immagini di una pagina, purtroppo. Questa è la famosissima stampa, questo è un libricino piccolo, di Pietro Bembo, però. Pietro Bembo allora era ancora un ragazzino. No, ragazzino proprio tanto no, c'era 25 anni, però. Era figlio di un personaggio importantissimo a Venezia, figlio di Bernardo. Un super patrizio importantissimo, no, nelle istituzioni della Repubblica. Che però si è messo in testa e lui vuole fare il letterato. Scandalo, cosa, mamma mia, cosa è vero. Fa un viaggio a Messina, perché va a studiare il greco lì a Messina, c'era un greco, la Scais importante, era la Scais, non ricordo, e torna e racconta al padre, questo è un dialogo con il padre Bernardo, la salita che ha fatto all'Etna. Monte Ventoso, Petrarca, insomma. È una cosa piccola. Allora, guardate l'impostazione della pagina. Questo è un libro in quarto, ho messo anche i centimetri. L'indicazione dei centimetri perché bisogna essere minuziosissimi. Guardate l'invenzione della messa in pagina. È impressionante. Guardate che marginature. Uno dice grazie, lo fanno ancora oggi gli editori. Quando hanno un testo che non sta in piedi, gonfiano, ampliano il carattere. No? Il libro, poi ce lo posso anche rilegare. Non sono astuzie, non è questo tipo di astuzie. Perché c'è l'altro fattore. Per stampare questo libro, Aldo si fa fare un set di caratteri talmente famoso al mondo che ancora oggi, se voi andate a cercare, poi vi darò l'indirizzo alla fine se ci arrivo, il carattere Bimbo, credo sia ancora nei font, sia già nei font che Word mette a disposizione. Questo è il carattere di Bond, questo è il carattere romano, nel senso di tondo, il carattere reinventato dagli umanisti per colpa di Petrarca, che si era messo in testa, che aveva scambiato la minuscola Carolina, per dirla in termine tecnico, mi scuso, ma non ho un'immagine di minuscola Carolina da farvi vedere, che così scrivevano a Roma.
gli antichi romani. Le maiuscole ci vuol poco, basta andare davanti al Pantheon, uno c'ha tutto il repertorio delle maiuscole, le copia e le fa. No, diciamo un po'. Ma le minuscole, dura, eh? Se era mica ancora trovato Pompei, no? E qui inizia il rapporto con quel genio formidabile che è stato Francesco da Bologna, Francesco Griffio. In Archiginnasio hanno fatto una celebrazione, no, a dicembre di Francesco Griffio, una cosa divertentissima. E questo, vabbè, questo è l'Aristotele, l'impresa gigantesca di dare tutte le opere di Aristotele, pagate tutte da Alberto Terzo Pio, e qui, come vedete, c'è l'invenzione del carattere greco. Aldo stampa da solo la più alta quantità di libri greci che non si era mai stampata fino agli anni, in quegli anni. Da solo. E per farlo si deve far fare i caratteri greci. Poi di recente è stato detto che i caratteri greci di Aldo fanno pena, cioè non si capisce niente. Provate infatti, se qualcuno ha ancora memoria di queste robe, è difficile orientarsi, sono proprio un po' stravaganti, chissà da dove sono venuti fuori. Guarda, detto velocemente, scorriamo, no? Sempre, questo è ancora un inquarto, e questo è uno strano infolio, l'Aristofane greco, che è circondato, è l'unico libro di Aldo con un, come si chiama, commento. Ma è un'eccezione che conferma la regola, perché il commento ad Aristofane è anch'esso un testo antico, e quindi come tale può essere pubblicato. Basta però con quei rompiscatole di umanisti che Manuzio detesta, che circondano in questo modo qualsiasi testo antico. I professori che inondano di note i libri, io l'ho fatto tante volte e quindi so di che parlo. E questo Aldo non li vuole. Lui vuole il testo greco, questo è Teocrito, un infoglio, nudo e crudo. L'autore e il lettore, ma questo pone dei problemi formidabili, perché vi rendete conto che il lettore profila, no? E qual è l'identikit di lettore che Aldo ha in testa? E mica male. Questo è di un contemporaneo, Alessandro, è la storia della guerra appunto di Carlo IV e Carlo VIII. Queste sono opere di scuola, questo è il famoso dizionario, e questo è il monumento delle opere. Ora, questo è un modello, attenzione, un modello di messa in pagina del libro umanistico talmente duraturo che è esattamente lo stesso identico che adotterà nel 1528 Castiglione per il libro del Corteggiato. 30 anni dopo, vabbè, lì c'è la mediazione di Navagero, di Bembo, quindi no, c'è la memoria forte di Aldo. Ma il modello del libro di una persona seria è questo. E questo, vedete, queste sono le cornucopie del Perotto, questo è un vocabolario immenso, vedete, quando deve essere fitto come sono ancora i dizionari, no? Del resto. E questo, ecco, avevo giurato che non avrei mai parlato del Polifilo e lo rifilo solo in questa cosa qua. Poi, se volete, vi spiego perché è inutile stare a parlare del Polifilo, per illustrare la grandezza di Aldo, eh. Questo è l'altro, vedete che invenzione di messa in pagina, era solo per farvi vedere questo. E questo è, voglio arrivare, questa è la bozza della Bibbia poliglotta, resta soltanto questo foglio, unico foglio in bozza. Nello stesso, 15 anni dopo, viene realizzata in Spagna la Bibbia poliglotta, con questo sistema qua, ed eccola qua. Questo è il catalogo che vi citavo prima. Pubblica solo il catalogo dei libri greci, perché quelli almeno nel 98, poi dopo pubblica anche gli altri. Ed eccoci alla invenzione del corsivo. Questa è un'invenzione epocale. Pensate se togliessimo il corsivo dalla nostra cultura grafica visiva. Il mondo della scrittura sarebbe diverso. Il corsivo nasce prima come grafia, a mano, manoscritto. Sono gli umanisti che si inventano queste cose. Vabbè, è ora di... Qual è il lettore?
mi avvio a chiudere perché sto esagerando. Però è una storia appassionante, almeno io mi sono appassionato. Spero di trasmetterne una qualche stilla anche a voi. Qual è il lettore di queste robe qua? Il lettore è lo studente che va a scuola. Guardate, là noi abbiamo sulle cronache dei giornali molto spesso la riflessione sullo statuto dei classici. Di recente si è aperta una lunga querimonia se abbia ancora senso nel 2015 l'esistenza di un liceo chiamato classico. Noi siamo agli inizi di questa storia. I classici sono i libri che si portano in classe. Basta, tutto qua. È la cosa più semplice e banale di questo mondo. E per, attenzione, in un meccanismo di scuola, ma di scuola di base, di scuola media, insomma, poi ci sono i corsi superiori, poi arrivano i collegi. Quando arriva il sistema dei collegi, soprattutto dei collegi dei gesuiti, questo sistema che è ancora sperimentato, cioè 100 anni dopo, che ancora sperimentale, viene adottato in un modo professionale. Tenete conto che quando l'ordine dei gesuiti viene chiuso a metà 700, una cosa che per me è prodigiosa, contava 699 collegi sparsi nel mondo. Nel mondo. Macao, Goa, America del Sud, Africa, è chiaro? Tutti questi collegi, in qualsiasi punto del mondo funzionassero, seguivano tutti lo stesso ordine degli studi. In classe si leggevano i testi. Va bene? Vi rendete conto di che macchina è stata questa per costruire l'identità culturale europea? E nasce qui, con una scommessa. In classe non c'è bisogno dell'orpello delle note. Se c'è un buon insegnante e uno studente sveglio, la passione si scatena da sé. La lettura deve essere diretta, libera. Ma chi è che sta in classe? Negli ultimi anni sono state prodotte delle ricerche straordinarie sulla scuola nella prima età moderna. Sapete che nelle città, nei comuni, c'erano le scuolette, poi arrivano gli ordini religiosi che fanno la scuola. No, io sto parlando di un altro tipo di scuola, quella che ha illustri precedenti, che Aldo frequenta, la scuola di umanisti che fanno scuola. Vittorino da Feltre, Guarino, no? E giù per l'Ira. Ma scuola aperta a studenti paganti. E chi sono gli studenti che vanno a scuola? Sono i giovani, nobili, patrizi delle società aristocratiche italiane con una capacità attrattiva prodigiosa, soprattutto da quell'universo europeo, di Europa cristiana, cattolica poi quando c'è la frattura, che è centrale ed orientale e via dicendo. Qui a Venezia questo pubblico di studenti ha dei tratti distintivi caratteristici, vi facevo riferimento prima, è un patriziato diverso dalla nobiltà aristocratica che è altrove in Italia e in Europa. Ma il mercato di Aldo non è un mercato veneziano. La scommessa del mercato è che Aldo fa sul mercato ed è altra roba. Queste sono immagini dei famosi Enchiridia di ogni genere, tutti i libri di Aldo. Ecco, la grammatica. Ora noi possiamo discettare a lungo, e vi ho fatto già riferimento prima, sulla importanza che la grammatica ha nel percorso di formazione. Ma è la grammatica dei moderni. Queste sono due edizioni della grammatica medievale.
Ora, quando noi ragioniamo sui numeri, che pure ci fanno impressione, che so io, delle grammatiche famose di alcuni umanisti che hanno decine di edizioni, e le confrontiamo con questa, che è la vecchia grammatica di Alexandre de Villadei, Alexandre de Villadei, che è un fratacchione del XII-XIII secolo, il dottrinale. Nel catalogo degli incunaboli sono registrate 422 edizioni in 40 anni, in tutta Europa. Cioè Aldo, e con lui gli altri umanisti, sa che deve confrontarsi con questo tipo di impostazione, è un tipo di impostazione a domanda e risposta, appunto, erotemata, domanda e risposta. Cioè questo ve lo faccio vedere e faccio riferimento per intendere, per cercare di capire qual è lo scenario di riferimento e quali sono le difficoltà che gli umanisti hanno attraversato per vincere la battaglia di un nuovo modello culturale. Non è mai stato mica facile. C'erano resistenze e persistenze fortissime. Ma che cos'è la grammatica, peraltro? Perché è così importante la grammatica? Credo che sia una delle domande più impegnative per la nostra cultura. Noi siamo ormai anarchici, no? Abbiamo abolito la calligrafia, abbiamo teorizzato che ognuno può parlare e scrivere come vuole, che l'ortografia è una variabile su cui si può spostare, ma di tutto. Perché la grammatica è così importante? Perché la grammatica? Perché studiare il greco è fondamentale? Di questo Aldo ragiona continuamente. Qui vi do il testo della lettera che Aldo scrive, il traduttore, e io su questo adesso polemizzo e faccio uno sfoggio di raffinatezza di traduttore, è dedicata ai maestri delle discipline letterarie, tradotto, no, ai letterari ludi, ludus, gioco, magistris. Questo testo dimostra che qui Aldo partecipa alla fondazione in modo consapevole, lucidissimo, di una tipologia formativa di lunga durata, su cui riflettere il problema appunto del liceo classico. La grammatica è l'ordine. La grammatica è la proporzione, è la misura. È la grammatica, sono le buone maniere. La grammatica è il cuore stesso genetico di una nuova cultura e si deve occupare anche delle virgole e degli accenti, perché anche nel dettaglio c'è l'ordine. Che cosa dice Aldo? Guardate, dice, io questa, attenzione, questi sono rudimenta, è una grammatica di base, che serve a voi maestri, maestri di letterali ludi, cioè di giochi, di passatempi, di ricreazione, di svago. Questo è il significato della parola ludus, di esercizio dilettevole. Erano proprio matti questi a quell'epoca. Ludi, ludus, è la scuola. Scuola, molti di voi o tutti voi saprete, è parola che viene dal greco. Cosa vuol dire scolè in greco? Pensate quanto è bella la storia delle parole, no, della cultura occidentale. Dopo 2000 anni usiamo ancora, 2000, 3000, la stessa parola, scolè. Ma per loro significava tempo libero. Provate a dire ai ragazzi che giacciono, non nei banchi di scuola. Scolazo, ho tempo libero, anzi, non ho nulla da fare. Attenzione, non è un gioco sul ludus. È che io posso mettermi a studiare se sono libero. Perché se io sto lavorando,
ho un compito da fare, sono in un negozium, non ho ozium. E solo nel tempo dell'ozium posso studiare. Allora è una radice antropologica che io trovo sublime, assolutamente sublime. E in questa lettera c'è di tutto. C'è il richiamo al ritorno della paideia classica, Quintiliano e tutto quello che ne consegue. C'è il richiamo al topos umanistico che i padri devono stare molto attenti a scegliere i figli. C'è il punto, la definizione del modello. Qual è la strategia della formazione a scuola? Perché bisogna andare a scuola e studiare anche il greco? Perché l'obiettivo è diventare e formare viri, boni, dicendi, periti. Boni. Boni non il senso, vuol dire un soggetto etico, un soggetto morale. Il vir bonus è il fondamento della tradizione filosofica greco-romana. La tradizione stoica è il vir bonus. Finisce lì, restano tutte chiacchiere. Vabbè, chiudo, perché è ora di chiudere, vi ho straziato in ogni modo. E l'ultimo capitolo di questa chiacchierata si intitola L'impronta di Aldo. E come portare vasi a Samo in casa di bibliotecaria, sanno bene che cos'è un'impronta, no? Anzi, è una delle glorie della nostra tradizione bibliologica, no? Avere inventato l'impronta. L'impronta è proprio l'impronta che per cui ogni libro, se l'andate a cercare, la trovate, è quella lì. Quindi è un dato identitario. No, a parte questo uso, il mio è un riferimento ad un piacevolissimo piccolo libro aureo di Roberto Calasso, che consiglio a voi, intitolato L'impronta dell'editore, in cui c'è un elogio sperticato di Aldo Manuzio. Calasso è un fissato di Aldo Manuzio, lo ha ripubblicato il Polifilo in edizione, no, facsimilare, con un commento sterminato per cui Aldo sarà sobbalzato nella tomba. Che cos'è l'impronta dell'editore? L'impronta dell'editore è quello che ho cercato un po' nel curiosità da dilettante di queste robe, di inseguire, cioè la sua identità nel corpo del libro che l'editore pubblica, nella scelta del catalogo, nella formazione del catalogo. Calasso dice che in fondo i grandi editori, i pochi grandi editori, lo stesso a partire da se stesso ovviamente, personaggio straordinario come sapete, sono tali perché in realtà la serie più o meno estesa dei libri che pubblicano è sempre lo stesso libro che continua. In che consiste? È nella ricerca della forma. E abbiamo visto quelle immagini e lo vedrete. Cioè la capacità di dare forma a una pluralità di libri come se fossero, questa è una citazione, i capitoli di un nuovo libro. Una cura appassionata, ossessiva, della veste di ogni volume, del modo in cui esso viene presentato. Che Aldo sia questo, titolare di un'impronta di editore, tra le più forti e riconoscibili, è dimostrato proprio dalla fama planetaria delle Aldine. Sono immediatamente distinguibili e per questo ricercati. E lo vedete sfogliando libro per libro, è una cosa assolutamente emozionante. Facevo riferimento prima, questi sono due indirizzi, se vi volete divertire potete andare a vedere, soprattutto il sito MyFons, è divertente, c'è una serie, costano 29 euro cada uno, i set di caratteri dei font. Se volete tutti un set di caratteri Bembo, quello lì Bembo Griffio, o Aldus, ce ne sono una ventina di insegnanti. Questo era per dirvi, far vedere la cosa che accennavo prima, che l'invenzione, il disegno, il design, il senso tecnico, è disegno in questo senso qui, nasce allora, tanta parte del design italiano nasce adesso, e ve lo racconterà Luca Molabbe, che di queste cose è super, la componente tecnica, no, proprio di progetto, oltre che di organizzazione imprenditoriale. E questo è un set di caratteri convenzionalmente detto Bembo, e questo vi costa 29 euro o dollari, non ricordo più, ed è in vendita su internet.
Che cosa vuol dire la parola carattere? Come tutte le parole che consumiamo, ha perso, facevo riferimento prima, il suo radicamento etimologico, ed è giusto, se no ci portiamo sul fardello 3000 anni di storia e soccomberemo. Caractère, un'altra parola greca, vuol dire impronta. Il carattere di un editore è l'impronta dell'editore. C'è un filo diretto, non c'è bisogno di arzigogoli mentali. L'impronta, il conio. Ma impronta è imprimere. Non sto facendo giochi di parole, attenzione, è una galassia semantica, cioè è proprio roba da tipografi. Chiudo, veramente, no, c'è sta più, me lo sono perso, vabbè, però. Con, ovviamente, ho citato all'inizio, l'impresa, l'ancora e il delfino. Il motto non è mai presente. È citato però da Aldo quando dedica le opere, il volumone delle opere di Poliziano a Marin Sanudo nel 98. È poi citato di nuovo in un'altra dedica a Guidobaldo di Montefeltro. È l'adagio 1001, è illustrato questo logo, chiamiamolo, è un vero logo, perché non è... Non può essere un'impresa perché manca il motto. Che è il primo della undicesima centuria degli adagia di Erasmo. Se qualcuno fosse curioso di questo monumento strepitoso della cultura europea, lo ritrova oggi in un volumone meritorio, gigantesco, pubblicato da Bompiani l'anno scorso, l'intera raccolta dei 4.151 adagia compiuta da Erasmo tra il 1508. La prima edizione avviene qui a Venezia. Erasmo viene a Venezia e sta quasi un anno a casa di Torresano, poi lo tratta un po' male in un dialogo celebre dei colloqui, perché sta lavorando alla prima edizione. L'ultima del 31, 1531, arriva a 4151. Uno dei più lunghi è l'adagio 1001, intitolato Festina Lenta. Ma non c'ho il testo, perché non c'è? Non vi posso leggere il testo delle loro. Vabbè, è tempo di chiudere e chiudo raccontandovelo con una battuta soltanto. Questa impresa deriva, è documentato, da una moneta romana, da una moneta dell'imperatore Tito Vespasiano. Ed è una moneta d'oro che sul recto ha il profilo dell'imperatore e sul verso questo disegno qui, ovviamente non in questa forma, è donata da Pietro Bembo ad Aldo. Ed Aldo l'assume come impresa della sua azienda. Poi ci sono infinite variazioni, ogni tanto le ritocca, lo cambia, no? Erasmo scrive questo, un elogio strepitoso che vi invito fortissimamente a leggere. Tu, Aldo, sei arrivato terzo dopo due imperatori romani, ma questo disegno dell'ancora e del delfino, questo adagio festina lente, tu lo hai portato in tutto il mondo in un modo più incisivo, forte e duraturo di quanto non siano stati capaci di fare due imperatori romani, perché i tuoi libri vivranno nel tempo e nello spazio imperitori e saranno oggetto di ricerca, di collezione proprio spasmodica, appassionata di tantissimi. Ed è la ragione per cui noi siamo qui riuniti e vi ringrazio della pazienza. Siamo veramente grati per questa
excursus così ricco e appassionante. Credo che la passione che lei ha dimostrato e che noi abbiamo vissuto con lei sia il miglior viatico per tutto questo anno che ci aspetta. E quindi spero che anche voi possiate essere presenti anche ai prossimi appuntamenti. Ne approfitto solo per ricordare che il prossimo appuntamento sarà con Neil Harris il 19 febbraio, sempre alle 17, sempre in questa sede, e Neil Harris ci parlerà della bottega tipografica del Rinascimento, un autoritratto in immagini. Torchi, torcolieri, compositori, incisori di caratteri, correttori, tutta quanta una serie di cose di cui oggi abbiamo avuto come un antipasto, una sorta di anticipo, e che cominceremo a declinare nei prossimi appuntamenti. Grazie davvero grazie per la sua lezione.